Abbiamo provato a ricevere una richiesta da parte del comune di Trabia, grazie al sindaco, al vice sindaco Cammarata, siamo riusciti a far finanziare questa biblioteca, un centro culturale molto importante per questo territorio, mancava, finalmente siamo riusciti a realizzarlo, un finanziamento pubblico che siamo riusciti a ottenere nella scorsa finanziaria, che vede finalmente luce, con tantissima gente felice di poterla inaugurare. Ecco, un altro passo verso il potenziamento della cultura locale. Oggi purtroppo spesso si assiste anche delle defaillance territoriali e questo è significativo perché può dare uno slancio in più soprattutto anche da parte della regione. Ma bisogna fare comunità, bisogna mettere insieme le associazioni culturali, bisogna mettere insieme l'amministrazione e i cittadini. Questi centri culturali possono certamente servire da collettore importante per tutti i giovani che finalmente avranno uno spazio libero, comune, condiviso, dove poter studiare, leggere, discutere, uno spazio che possa permettere alle nuove generazioni, ma anche quelle più grandi, di stare insieme. Credo che questo sia il messaggio più importante. Investire nella cultura, investire in spazi del genere è certamente l'investimento migliore per una comunità come Trabia, ma come tutta la nostra regione. Era il primo obiettivo che ci eravamo prefissati, siamo felici di averlo raggiunto, è l'inizio di quella parte culturale che riguarda lo sviluppo del territorio. Vogliamo fare qui un palacultura, abbiamo iniziato con la biblioteca, adesso libereremo i locali che attualmente utilizzano gli uffici comunali per poter fare sale Rileone, sale insomma di incontro di giovani e meno giovani. Questo si unirà al nostro progetto, il secondo obiettivo, che è quello del paese delle 100 sculture, il paese dei murales, perché vogliamo ricordare attraverso proprio le sculture e attraverso i quadri, vogliamo ricordare i nostri cittadini illustri in modo tale da tenere la comunità sempre unita su quelle che sono le nostre tradizioni. Tradizioni importanti che evidenziano proprio come la storia sia, diciamo, un fattore emblematico per quello che riguarda un po' lo sviluppo della cultura locale. Certo, è la memoria che ci unisce, è la memoria che ci fa crescere, la memoria è la radice sulla quale dobbiamo costruire il futuro del nostro paese.